Ti ho mai parlato di mio zio, quello che fa il contadino? No. Cosa è successo a tuo zio e il contadino? Mio zio è un contadino e ha un toro che si chiama Pallino. Va tutto bene, tranne che per una cosa. Eh? Cosa? I suoi occhi, Pallino è completamente strabico. Mio zio sa che potrebbe vincere il primo premio della fiera locale se solo riuscisse a rimettergli a posto gli occhi. Le ha provate tutte, il veterinario, i rimedi casalinghi, proprio tutte. E allora cosa ha fatto? Un giorno il nuovo bracciante, un tipo poco sveglio, guarda Pallino e dice a mio zio: vuoi che ti sistemi gli occhi del toro? E mio zio: davvero puoi farlo? Il bracciante risponde: certo, hai un tubo di piombo? Hai detto un tubo di piombo? Proprio così, come ti ho detto, mio zio le ha provate tutte, quindi risponde: credo di averne uno nel granaio, vado a prenderlo. Insomma, mio zio arriva e passa il tubo al bracciante, questo lo prende e lo infila dritto nel culo di Pallino. Su per il culo? Giuro, prima che mio zio possa dire qualcosa il bracciante soffia più che può nel tubo. Non ci crederai, ma lo strabismo del toro guarisce. Scheisse. Non è finita. Allora mio zio, il giorno dopo, vuole portare il toro guarito alla fiera. Ma quando lo controlla insieme al bracciante, gli occhi sono di nuovo incrociati. Mio zio dice: fammi provare quel trucchetto. Prende il tubo di piombo, lo infila fra le chiappe del povero Pallino e soffia. Niente, prova di nuovo, ma ancora nulla. Però mio zio non si dà per finto. Le vene sulle tempie e sul collo sembrano esplodere e la faccia è tutta rossa per lo sforzo. Fammi indovinare, niente. Proprio così. E allora il bracciante gli dice: aspetta, lascia fare a me, stai sbagliando sistema. Allora tira fuori il tubo, lo gira e lo rimette dentro dall'altro verso. Il bracciante sta per appoggiare la bocca sul tubo sporco, ma mio zio lo ferma. Ah. Che diavolo fai, ragazzo? E quello: non vorrei mica che mi prenda i tuoi germi, no? Ah, Gesù, te la sei inventata. È una barzelletta. Ya, l'ho già sentita. Ma che...